Anticipazioni tempesta d'amore. Trame puntate dal 3 al 9 dicembre 2018. Jessica aspetta un bambino da Victor. Lunedì 3 dicembre 2018. Incoraggiata da Goran, Romy debutta al birrificio Burger, riscuotendo enorme successo. I due poi cantano insieme, impressionando positivamente i presenti. L'affinità tra i due ragazzi è sempre più forte. Michael non può accettare l'offerta di Xenia, che capisce che c'è qualcosa che non va. Alicia, nonostante gli incitamenti di Victor, dubita fortemente di poter partecipare al torneo. Afferma di non sentirsi adeguatamente preparata. Il figlio di Christoph cerca di incitarla in tutti i modi. Martedì 4 dicembre 2018. Jessica prova un ultimo disperato tentativo di riavvicinarsi a Victor, ma il ragazzo la respinge in continuazione. Successivamente la giovane vede il figlio di Christoph in compagnia di Alicia e in atteggiamenti molto compromettenti. Ferita, escogita un piano di vendetta. Il cattivo Salfield, nel frattempo, prova a infondere conforto e coraggio in sua moglie, ma non gli riesce affatto semplice. La perdita del bambino è un dolore troppo forte da metabolizzare. La ragazza è ancora sconvolta. Mercoledì 5 dicembre 2018. Tra Alice e Christoph si respira aria di crisi. Romy è molto confusa. Dopo il successo registrato al birrificio Burger, non sa se cominciare la sua carriera artistica come solista o se di contro cantare insieme a Goran. Quest'ultimo le dà un suggerimento molto prezioso. Werner e André continuano imperterriti a discutere e i loro punti di vista sono totalmente differenti. Magda invece decide di indagare su un evento molto curioso. Giovedì 6 dicembre 2018. Tra Xenia e Michael si è instaurato un feeling molto particolare. Natasha, in maniera del tutto inconsapevole, finisce per favorire un incontro tra i due. Quando il dottore torna a casa, non riesce a fare a meno di pensare all'ex signora Salfield. La cantante nel frattempo osserva i comportamenti del marito e si accorge che c'è qualcosa che non va. Alicia cerca di non pensare alla perdita del suo bambino, dedicandosi agli allenamenti. Ciò la porta a trascorrere gran parte del tempo libero insieme a Victor. I due finiscono per avvicinarsi di nuovo. Venerdì 7 dicembre 2018. Jessica raggiunge Victor per fargli una dichiarazione spiazzante. Dice di essere in dolce attesa e che il bambino che aspetta è frutto del loro amore. Il ragazzo, che si è avvicinato alla Lindelberg, non sa più che fare. Tornare indietro e ricominciare con la Brohost per il bene del nascituro oppure no? Valentina si ribella continuamente alle imposizioni dei suoi genitori. Eva e Robert sono preoccupati. La ragazzina, sentendosi incompresa, scappa via di casa. Natasha non si fida più di suo marito.
l'uomo dimentica di avere una cena romantica con lei e se ne accorge giusto in tempo. Lei, stanca di aspettare, perde la pazienza e lo accusa di avere l'amante. Sabato 8 dicembre 2018. Il birrificio di André presenta una nuova birra ai suoi clienti, i quali, dopo averla bevuta, avvertono dei malori e vengono ricoverati d'urgenza in ospedale. Viene aperta subito un'inchiesta. Paul crede in Romy e offre un lavoro a Goran, in modo che la ragazza possa concentrarsi sulla sua carriera da cantante solista. Il Kalbrenner, riflettendo sulla mossa del suo antagonista, l'accusa di essere una persona gelosa e invidiosa. Jessica e Christoph hanno un duro battibecco, mentre Alicia, dopo essere riuscita a mettersi sulle tracce di Valentina, si allarma quando vede delle strane macchie blu sulla sua pelle. La ragazza prova a tranquillizzarla, affermando di essersele procurate durante una sessione sportiva. Alphonse e Hildegard sono disperati e insieme ad André cercano di risolvere il problema legato al burger. Il Konopka crede che Werner sia responsabile delle sue ultime disgrazie, mentre il concierge si sofferma su Christoph. Domenica 9 dicembre 2018. Natasha si scusa con Magda dopo averla accusata di essere l'amante del marito. Poi fa una promessa a Michael. Goran crede che Romy sia perseguitata da un fan. In realtà il ragazzo in questione è Tobias Erlinger, suo cugino. Valentina perde sangue dal naso e viene sottoposta a degli accertamenti. Fabien intanto apprende che la ragazza vorrebbe recarsi a Londra insieme alla sua compagnia teatrale e reagisce con profonda amarezza. Jessica spera che Victor ritorni insieme a lei. Christoph si accorge che la donna ha mentito al figlio. Temendo in un riavvicinamento tra il ragazzo e la Bronhost, fa finta di niente. Xenia cerca di sedurre Michael, mentre Natasha, sempre più gelosa, fatica a mantenere la promessa fatta al marito. Tobias conosce Magda nell'ambito di una situazione particolarmente divertente. Il birrificio, dopo i dovuti controlli, viene riaperto. Stranamente André nota che l'unico cliente disposto a prendere qualcosa da mangiare è Christoph. Alphonse mette in guardia il genero dalla pericolosità dell'uomo. Anticipazioni Tempesta d'Amore, puntate di gennaio 2019. André Konopka, indebitato e nei guai fino al collo, prepara una truffa. Ma sono in arrivo momenti molto difficili per uno dei personaggi più amati della soap. Stiamo parlando di André Konopka, che si ritroverà a vivere una situazione complessa e complicata, che lo porterà pian piano ad essere malvisto perfino dalle persone a lui più care, tra cui Melly e Hildegard. Nelle puntate che andranno in scena in concomitanza con l'anno nuovo, e dunque nel mese di gennaio 2019, l'ex chef del Fürstenhof metterà in piedi una truffa. Tutto comincerà quando l'uomo, determinato a dare filo da torcere alla cucina dell'hotel pentastellato, elaborerà un menù molto raffinato per il suo birrificio, che conquisterà a poco anche i palati più esigenti. Christoph, inviperito, escogiterà, come vedremo a breve su Canale 5, una feroce macchinazione
per farlo cadere in rovina. Sappiamo che introdurrà all'interno di una nuova birra una sostanza che provocherà malesseri e forti dolori addominali ai clienti che l'assaggeranno. Il birrificio, a seguito di scrupolosi controlli, verrà chiuso per poi essere nuovamente aperto al pubblico. Hildegard e Alfons inizieranno a insospettirsi e alla fine capiranno che dietro al diabolico sabotaggio vi si celi l'ombra nera del Darkman. Il locale del Konopka dunque perderà sempre più clienti e in aggiunta a ciò le recensioni che appariranno sul web saranno davvero pessime. Dopo una serie di riflessioni, André e il suocero decideranno di richiamare l'attenzione di Joe, un food blogger al quale chiederanno di postare i loro succulenti piatti su svariati blog culinari e social. E tutto questo per farsi pubblicità e invogliare le persone ad assaggiare le loro prelibatezze. Purtroppo non tutto andrà come previsto. Intercettato da Christoph, il blogger, dietro compenso di denaro, inizierà a pubblicizzare negativamente il burger e a causare ulteriori danni all'immagine del locale e dei proprietari. André, sconfortato, non vedrà altra soluzione che quella di chiudere il birrificio. Tuttavia, il sol pensiero di ritrovarsi senza lavoro e sommerso dai debiti lo farà indietreggiare più volte, anche di fronte a proposte molto golose. Un giorno inoltre deciderà di recarsi da Werner per chiedergli un prestito. Il fratello, sulla scia dei recenti battibecchi avuti tra loro, glielo negherà. Sempre più solo e in preda a cattivi pensieri, André comincerà a mettere a punto un piano truffaldino che per fortuna verrà intercettato da sua moglie. La donna tenterà di portarlo sulla retta via e gli consiglierà di rivolgersi nuovamente a Werner, e questa volta non per chiedergli soldi, quanto per offrirgli un lavoro onesto e pulito. Sarà in tale scenario che André ritornerà nelle cucine dell'hotel a 5 stelle, dove si ritroverà a stretto contatto con Magda Mittermeier, la nuova capocuoco. Nasceranno battibecchi tra loro? Come evolverà il loro rapporto lavorativo? Sappiamo che faticherà a prendere ordini da lei e che si ritroveranno più volte a litigare. Fino a quando un giorno lo chef e Alfons incontreranno un uomo molto interessato a comprare il birrificio e il loro locale. Ci si potrà fidare di questo nuovo personaggio? Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.